Ciao a tutti, per chi non mi dovesse conoscere, sono Michele e per oggi vi accompagnerò nelle seguenti letture. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo." All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi del sacerdote, gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Una delle tappe del nostro lungo viaggio ci porta a Gerusalemme, spinti da una segreta intuizione dello Spirito. Abbiamo seguito una stella, sembra incredibile, ma per noi, magi sapienti, osservare il cielo di notte è una consuetudine, e questo, ne siamo certi, non è una stella come le altre. Desideriamo ardentemente trovare ciò che ci indica la stella. Chi ci potrà aiutare? Ci siamo rivolti a Erode, ma il suo interessamento non ci è sembrato sincero. Riprendiamo quindi da solo il nostro cammino, fiduciosi nella promessa di Dio. Come magi, vogliamo rimetterci in cammino, senza distrazioni, alla ricerca del re che nasce per noi. Per questo preghiamo: accompagnici, Signore, nel nostro cammino. Infondici il coraggio e la determinazione per accogliere la tua parola. Accompagnaci, Signore, nel nostro cammino. Aiutaci a vedere il tuo amore nelle persone che ci stanno accanto. Accompagnaci, Signore, nel nostro cammino. Se è una bella serata, prima di andare a dormire, guarda il cielo e ammira le stelle. Ritaglia la cometa e incollala al centro del primo mandala. Ok, adesso per salutarci diciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.